Benvenuti sul canale Italienigena per un nuovo video. Il canale Italienigena è il canale dell'italiano nel pianeta Brasile. Oggi sono qui con la mia dolce metà, Bianca, che mi ha invitato a provare della frutta prodotta in Brasile, ma che non si trova in Italia e non si trova normalmente in Europa. Sono diversi tipi di frutta con origini varie dal Centro America all'Asia, ma che ormai fanno parte della tradizione del Brasile. Ci sono dei dolci tradizionali che sono realizzati con questa frutta, che in realtà non c'è in Italia, così come non c'è il cocco, che io ho già aperto per farvelo vedere. Cocco verde. È un cocco verde che in realtà non viene dall'Asia, viene da qua. Viene dalle piantagioni qui intorno. Bene, prima di proseguire con l'assaggio, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per ricevere le notifiche sui nuovi video. Ovviamente lasciate un bel mi piace e lasciate anche il vostro commento qui in basso. Voi l'avete assaggiato già questa frutta, questo tipo di frutta? Che ne pensate? La vorreste assaggiare? Nei posti dove vendono questo cocco, così lo aprono e ve lo danno magari aperto con la cannuccia e via dicendo, se lo chiedete qua in Brasile ve lo aprono e vi lasciano mangiare l'interno del cocco. Loro addirittura ve lo preparano e più o meno è questo qui. Io ve lo faccio vedere qui e più o meno è questo qui. Non è come quello più secco, più solido, è un pochino più gelatinoso. Io ne do un pochino a Bianca. Ma perché per me? Tu non lo vuoi? Questo mangia non lo vuoi. Prima. Vabbè, mangio prima io. Come volevo. Mi piace. Otto. Tu non lo mangi? Un poco. Che ci hai messo la stricnina e il veleno? Perché non hai detto di no? No. Ma passiamo agli altri. Anche questo l'abbiamo capito. In realtà il primo frutto brasiliano che io ho assaggiato non è stato il cocco, anche se è largamente diffuso. Però il primo frutto che io ho assaggiato, non ricordo quale, l'ho assaggiato a bordo delle navi e era questo, cioè la goiaba. Goiaba. Questo caso è molto verde. Non si mangia così verde, è troppo verde, è dura. Io ne ho già preparata una qui e vi faccio vedere l'interno di questa goiaba, che è di questo colore meraviglioso, c'ha un profumo stupendo. Adesso lo tagliamo, ne tagliamo un pezzettino. Vai, cin cin. Mangia che te fa bene. Solo che la goiaba non si può masticare completamente perché c'ha dei semini dentro, non so se si vedono, che possono spaccare praticamente una capsula, quindi è meglio fare molta attenzione. Quando è matura, più gialla fuori, è molto meglio. Non sarà bellissima da vedere, ma è molto più dolce, più gradevole, più morbida. È buona? No, non piace. È buona. Però il te volevo da soddisfazione. Ci abbiamo pure della frutta qua dell'Amazzonia. Questa è una frutta amazonica. Si chiama Abiu. Vabbè, comunque apriamo. Io non l'ho mai aperta. Questa me la stai a fare aprire a me. Non so di che cosa si tratta. Vediamo com'è dentro. È buona, è dolce. Facciamo vedere un po' meglio. Una ieri. Questo è il tuo, questo è il mio. Cin cin. No, non c'ha odore in realtà. Super dolce. Non c'ha profumo. Dolce, dolce. Molto buona. Cioè io sono venuto fino in Brasile per scoprire che il frutto dell'Amazzonia è praticamente una nespola. Ah, mi è piaciuto. Sì, ma ce l'abbiamo anche noi in Italia, si chiamano nespole. Questa è? È molto simile. Non ha la stessa buccia, ma è molto molto no, simile. Simile non è uguale. No, non è uguale. Una nespola con la buccia dura. Molto buono. Più o meno questo è. Ma è buona, è dolce. Dolcissima. Questi frutti che vengono dall'Amazzonia. Io sapevo che ci sono dei frutti addirittura che sono anticancerogeni. Sì, graviola. Ma che cosa passiamo adesso?
Una frutta brasileira, questa. Cajù? Ma questo è lo stesso cajù che si trova, le noccioline che si trovano... Sì, cajù è frutta. Questa è castagna di cajù. Ah, vabbè, ma questa è la nocciolina del... questa qui è la nocciolina del cajù. Non puoi mangiare così, né? Bisogna prima tirare questo seme e... si mangia la parte interna. Si mangia la parte interna. Andiamo ad aprirla un attimo e vediamo un attimino meglio. Io non so che cosa aspettarmi. So che il succo che ho già provato di questa frutta qui mi dà molto la sensazione del peperone dolce. C'ha quasi pure la forma di un piccolo peperone. E mi ha dato quasi la sensazione di un peperone dolce, dolciastro. No. C'ha un gusto un po'... Ha un sapore che non si compara, non compara con un'altra frutta. Ok, allora tu mangi questa parte qui e io mangerò quest'altra. So, profumi tropicali, questa è tutta frutta tropicale, non esiste in altre parti, non ve lo so neanche descrivere. Sapete. Alcuni tipi di frutta qua in Brasile non sono destinati all'utilizzo da tavola, sono per l'utilizzo al bicchiere, cioè ci si fanno i succhi di frutta. Questo è un tipo di frutta che è buonissimo, ma non si riesce a mangiare in questo modo, però è buono. È buono. Sapore, odore. Ci faremo un succo. Adesso ma... Che cos'è questa? È un mango. E questo che cos'è, scusa? Otro mango, è otro... Due tipi diverso di mango. Questo è mango spada e altro è palma. Pensa, in Italia a Napoli ci abbiamo anche il mango pagato. Lo taglio un po' così. Il profumo... è sempre profumo di frutta tropicale, così coinvolgente e così profumo di fiori, no? Il colore è intenso, probabilmente abbastanza, perché è abbastanza maturo. Cin cin. Cin cin. È dolce, è buona. È buona. È diversa da altra. Questa... Che proviamo adesso? Proviamo quest'altro. Questo tipo di mango, né? Un mango palme. No, c'è in Italia questo. Faccio vedere come te. Come se dare mango così. Ci sono degli youtuber in Giappone che hanno detto che questo mango in Giappone costa più di qualche centinaio di euro. È lo stesso. Qua te lo dirà a prezzo. Se mangia così, se non lo sanno. Vai, faccio vedere. Questo te sporchi comunque. Vai. Mangia. Bene. Meravigliosa. Adesso proviamo un altro tipo di frutta che è il maracujá. Questo è altro, qui. Non voglio provare. Maracujá originale. Perché non lo vuoi provare? Perché questo è il mio frutto preferito. Questo frutto è per fare succhi. Questo è un altro frutto per fare succhi, in realtà. Per fare succhi. Però noi lo apriamo perché maracujá o frutto della passione qui non è piccolino, qui è grande. Ma sarà una sorpresa tagliarlo a metà e vedere com'è dentro. È molto acido, un po' acido. È molto acido. C'è oltre. Ah, che profumo! Sempre questo profumo, sai, di frutta tropicale. Questo è quanto. Non si può mangiare direttamente una cosa del genere, diventa molto difficile, c'è gente che lo mangia. No, c'è un tipo di maracujá che puoi mangiare, un maracujá dolce, che si chiama. E è dolce. E allora scusa, visto che questo è maracujá. Questo è maracujá dolce. E quest'altro dovrebbe essere maracujá dolce, andiamolo a provare. Lei dice che questo è una papaya. Che lui ha comprato. A me invece me l'hanno venduta come maracujá dolce. Io l'ho pagata come maracujá dolce. No, questa è un papaya. Oppure se 1-0 per l'Italia, palla al centro. Facciamola vedere. Si chiama papaya. Lui ha detto che è maracujá dolce, no? Che apposta chiama papaya? Io no. Io penso che sia un'altra cosa. Se è una papaya, lo vediamo. Ma se non lo è, come non lo è, lo vediamo subito uguale. No, è una papaya. Perché? Che sarà. Oh! Ah, questo tipo di maracujá no. Non lo so se si riesce a vedere bene, ma
La maracuja dolce, sembra una papaya. No, io non l'ho mai mangiato. Nei. Prova. No, prima los cavalieros. Ma normalmente non è così, vai. Io lo lascio. È buono. Molto buono. È buono. Buono. Quindi, ricapitolando, 1 per l'Italia, 0 Brasile. Zero niente, perché questo è frutto. E pensare che tu di famiglia dovresti conoscere bene la frutta. E adesso manca l'ultimo frutto, che è mammao baiano. Io penso che sia frutto, ma è no. Buono per mangiare. Noi lo apriamo a metà perché e ne assaggiamo un pochino. È un po' verde. No, secondo me no. Però me sta verde. Praticamente è una cosa enorme. Si sta perfetto perché io già l'ho scelto. E siccome Bianca mi ha insegnato a scegliere questa frutta, questa è praticamente una grande papaya. Però è molto più dolce della papaya che si trova per esempio in Spagna ed è enorme, cioè enorme. Aspetta, questa che ho scelto è piccolina, ma ci sono delle mammao papaya che sono enormi, sono una cosa incredibile. Di solito se si gettano i semi un po' sul vaso, praticamente la piantina nasce, è facilissimo che prenda. Molto facile. È una cosa incredibile. Nascono alberi di mammao con molta facilità. Vuoi assaggiare? Sì. Può sembrare un pochino verde, ma secondo me è molto buono, molto dolce. Quindi ho azzeccato? Sì. Quindi tu mi stai dicendo di fronte alle telecamere che questo italiano ha preso a scegliere mammao? Sì. Sono un italienigena. Bene, se il video vi è piaciuto, vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, non vi è piaciuto. A noi è piaciuto, no? Ah, è piaciuto tantissimo. Però, se vi è piaciuto e se ne volete altri, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commento, a mettere quel mi piace che... Oh, non ve ne andate senza mettere quel mi piace, sì. Che per noi è la sopravvivenza e che soprattutto aiuta il canale a crescere e a proporvi sempre contenuti di qualità. Grazie per aver seguito fino a qui. Ciao ciao! Ciao!